difficile diciamo così, presentarlo, perché è un poeta, scrittore, saggista, studioso. La sua poesia è stata tradotta in molte lingue, i suoi saggi, penso ad uno a me particolarmente caro, gli studi su Leopardi, credo abbiano fatto il giro del mondo, insomma. Devo dire che per me la parola è stata subito, immediatamente importante, privilegiando il suono, privilegiando la musica. Certamente per me le parole già da allora erano musica. Senti amiche, quando questa qualità viene troppo esaltata, c'è di chi diffidare, perché nella rete insidiosa dei vostri nervi, nel suscettibile tessuto della vostra epidermide, nelle maglie del vostro sistema emotivo che ancora vi si apparta. Che trazia io pendido al peito, antes de mal chegarmos, mas que a fenda que de incerto saber-te era sinal? Nem os olhos trazidos em ver a luz espera na verdura. Evidentemente quel richiamo che Tutino fece nel 1984, che era un invito a guardare nei cassetti, negli armadi, per vedere se c'erano diari o memorie o lettere, che poi però si chiudeva in un certo modo, diceva mandateli a Piave Santo Stefano perché li saranno conservati per sempre, no? E quell'impegno che lui si stava prendendo con le persone negli anni è diventato sempre più forte. Permettimi di ringraziare il Cantacarbone, no? Perché questa iniziativa è così importante, che l'archivio patrocina da 2 anni, insomma ci onora moltissimo. Noi siamo felici di essere qui a Treviso e oggi ci sono io, l'anno scorso con me c'era anche il direttore scientifico della fondazione, insomma, che porta i suoi saluti attraverso di me. Mentre siedi in silenzio, anzi no, stai parlando, ed io desidero solo baciarti, lo desidero in ogni parola che esce dalla tua bocca, dalle tue labbra. Ti avvinghio tra le mie braccia, ti stringo a me, ti respiro forte sul collo, nell'orecchio, sulla mascella. Io, preparandomi un pochettino come si fa in queste circostanze, ho scovato 2 cose curiose che ti volevo chiedere. Una è che tu sei specializzata nella lingua dei segni, nella LIS, è così, eccola, che è una cosa, tra l'altro a Treviso è partito il primo corso di laurea magistrale nella LIS con Cafoscari ed è una cosa che è entrata nelle nostre vite durante il lockdown. E l'altra cosa che ho letto e che ti chiedevo di sapere è che sei una lettrice appassionatissima di Agatha Christie, è così? No, diciamo che quando tutti quanti, c'è stato un periodo in cui, anche adesso, i gialli sono in testa alle classifiche, cioè noi abbiamo dei giallisti molto bravi che vengono riconosciuti dal grande pubblico e c'è stata una grande polemica sul fatto che occupassero appunto i posti in classifica perché dicevano i gialli in fondo sono un genere e non è giusto che poi un popolo si occupi di un genere piuttosto che della più varia letteratura. Io invece sono molto contenta che gli italiani leggano i gialli, poi mi piace anche che leggano gli altri libri, però diciamo non ho niente contro i gialli in quanto sono una lettrice di gialli. Fui stupito, rapito. Non so più che cosa mi accade, cominciai sinceramente a credere a un incantesimo. La porta si richiuse ed io non fui più in grado di distinguere da dove fossi entrato. Vidi un aereo boschetto privo di uscite che non sembrava non sorreggere nulla, non appoggiarsi a nulla. Presente nei film, quando due sono lì a cucinare assieme e a un certo punto trovano divertentissimo e arrapante iniziare a lanciarsi farina e spalmarsi addosso la pasta della pizza e così via, e finisce che fanno l'amore sul banco della cucina tra il prosciutto e i funghi? Ecco, non so voi, ma io, oltre che alla botte via, penso alla botta di pulizia, nel senso che mi dico guarda lì che casino, ma dopo chi pulisce?
e mi immagino i due indomiti amanti nella scena che nessuno ci mostra mai, ovvero intenti a rassettare come una coppia qualsiasi. Io ho il suo libro, vedete? Giura. E dunque devi giurare. Ma c'è una cosa che ti devo dire, Stefano, anticipando. Intanto salutatelo, eh? Ciao a tutti. È un onore averti, Stefano, ed è un peccato non averti fisicamente, non possederti fisicamente. Però c'è una cosa. Non averti, dai, possederti proprio. Siamo amici. Scusa, sei un bel ragazzo. Ti ringrazio per il ragazzo, ti ringrazio.